Sergio Tadi, candidato sindaco per Tadi Sindaco e Primavera Lodigiana. Il punto principale del vostro programma. Allora, voglio fare solo una precisazione. Tadi Sindaco, Primavera Lodigiana e Guardare Avanti. Sono due le liste civiche. Guardare Avanti, cultura, turismo e spettacolo. Per cui, è sport che è fondamentale. Queste sono le due liste civiche che mi appoggiano. Il principio che ci ha unito e che abbiamo fatto, appunto, abbiamo portato a questa coalizione è proprio il nostro programma che riguarda un riaccendere Lodi. Non a caso abbiamo utilizzato questa sigla proprio perché vogliamo che Lodi comunque riprenda ad essere come anni fa lo era, una città comunque viva, comunque presente, comunque piacevole, che possa comunque dare a tutte le persone che la vivono nel modo migliore la possibilità di avere un futuro, perché il problema in questo momento di Lodi è che non dà futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Sul nostro programma abbiamo definito dei punti, che non ce n'è uno fondamentale, tutto il nostro programma è fondamentale, perché rispecchia quello che deve essere il futuro della Lodi. Alle scorse elezioni lei si è candidato con il PDL. Cosa l'ha spinta a candidarsi in una lista civica slegata da qualsiasi partito politico? Allora, nel 2010 io ero appoggiato da PDL e Lega e Insieme per il Lodigiano. Nel mio percorso di consigliere comunale, già tempo fa, sono uscito dal PDL e mi sono indirizzato nel gruppo misto perché ritenevo che ormai i partiti avessero perso quell'elemento fondamentale e quella credibilità che secondo me poteva portare a fare una politica vera per la città. A questo punto mi sono tolto, ho continuato a fare politica in mezzo alla strada, ho individuato un'iniziativa che comunque ha avuto un grosso riscontro, che è Consigli e Consiglieri, che era quell'elemento che girava nei quartieri della città, che aveva un contatto diretto con i cittadini e che andava a sentire quali erano i problemi di questi cittadini. Questo mi ha permesso di farlo grazie al fatto di essere uscito dai partiti, per cui svincolato da quel sistema partitico che purtroppo anche oggi limita molto la politica per i cittadini. Come descriverebbe la sua nuova esperienza, in particolare con Primavera Lodigiana? Primavera Lodigiana già nel 2010 aveva avuto dei contatti e devo dire che sono dei ragazzi in gamba, molto bravi, presenti nella loro progettualità, che hanno delle idee molto valide, per cui nel momento in cui io, essendo diventato oramai civico, per cui non più legato ai partiti, abbiamo voluto esprimere questo nostro progetto insieme, legato comunque sempre a quello che è il nostro programma elettorale. Cioè noi abbiamo individuato quelle che erano le necessità di Lodi e intorno a questo progetto ci siamo uniti, sia con Primavera Lodigiana che con Guardare Avanti. In che modo pensa di valorizzare Lodi in vista dell'Expo 2015? Allora, l'Expo 2015 purtroppo non è un appuntamento fondamentale, ma non è un appuntamento che possa essere, come posso dire, direzionato da quello che è un'amministrazione comunale. Il rapporto deve essere un po' più elevato, nel senso che devono esserci dei tavoli di confronto con la Regione e anche con il Ministero. Per cui da questo ci attiveremo subito per fare in modo che comunque, visto che l'Expo 2015 è un Expo che è indirizzato all'agroalimentare, per cui a un settore che nel Lodigiano è fondamentale, per cui per questo noi cercheremo di avere quei rapporti che ci permettono di usufruire di questa iniziativa per far conoscere ancora di più il nostro territorio. Non dimentichiamoci che noi abbiamo delle presenze molto forti sul nostro territorio. Avremo, mi auguro, al più presto l'università nella sua complessità, abbiamo il parco tecnologico che comunque è un elemento fondamentale che può essere anche di supporto a quello che è l'Expo 2015. Per cui sicuramente le iniziative dovranno arrivare sul nostro territorio. Speriamo di riuscire a fare in modo che questo possa essere l'indotto anche per il Lodigiano. Come pensa di voler favorire la crescita di attività commerciali nel nostro territorio anche in questo periodo così critico dal punto di vista economico? Ma noi nel nostro programma abbiamo fatto delle proposte vere. Allora, innanzitutto per favorire la crescita di attività, di nuove attività, e non dimentichiamoci anche di quelle esistenti, perché anche quelle hanno diritto a un occhio di riguardo, la cosa che può fare il Comune direttamente e percepibile nell'immediato anche da coloro che investono è la detassazione. Lodi può permettersi di fare una detassazione sull'IRPEF comunale per le persone che prendono lavoratori lodigiani, assumono lavoratori lodigiani nelle proprie aziende. E come seconda cosa, l'aspetto anche lì molto importante, è l'IMU.
Lodi ha un margine di IMU che a livello comunale può abbassarlo maggiormente. Adesso l'aliquota è lo 0,87%, il Comune di Lodi può abbassarlo dello 0,30%. Possono sembrare piccole cose, ma dal momento in cui uno investe, una persona investe, dei giovani investono, anche questi sono piccoli aiuti che si possono dare per iniziare un percorso di attività nel modo migliore, cercando di risparmiare il più possibile. Oltre al fatto che secondo noi è importante anche affiancare i nuovi imprenditori, affiancare nel senso di far capire a tutti coloro che vogliono investire che ci sono anche degli elementi che sono sovracomunali, cioè delle agevolazioni provinciali, fin tanto che esisterà la provincia, e delle agevolazioni regionali. Più delle volte queste agevolazioni non riescono a essere raggiunte dagli imprenditori perché la burocrazia, come sappiamo in Italia, è talmente elevata che è difficile a volte sopperire con le proprie capacità. Allora a questo punto noi diciamo: vi aiutiamo, mettiamo una sorta di tutor per quelli che sono gli imprenditori nuovi che vogliono affacciarsi nel mondo del lavoro, e vi aiutiamo ad arrivare, se non altro, ad accedere a diversi finanziamenti che ci possono essere in quel momento. Come pensa di rendere Lodi una città più a misura di giovani? Allora, Lodi è una città che ha perso qualsiasi tipo di misura. Io direi più di giovani, ma anche a misura di anziani. Andiamo agli antipodi, si può dire. Però Lodi ha bisogno di essere rivitalizzata, Lodi ha bisogno di essere più frequentata, ha bisogno di avere più turismo, perché comunque Lodi è una bella città, e nel momento in cui l'indotto funziona, nel momento in cui l'economia territoriale funziona, di conseguenza si aprono anche le prospettive per i giovani, perché è proprio una conseguenza questa. Come possiamo fare? A parte l'aspetto economico di cui abbiamo parlato prima, dobbiamo cercare di investire su il far conoscere la nostra città all'esterno, andare in rete, una rete basata sul turismo, una rete basata sulle iniziative che ci possono essere, anche sportive e soprattutto culturali. Per cui in base a quello noi riusciamo anche a rendere Lodi una città vivibile anche nei momenti in cui, ahimè, oggigiorno Lodi diventa deserto. Noi, se giriamo Lodi dalle 8 di sera in poi, notiamo che non c'è in giro nessuno. Verissimo. Le attività commerciali sono chiuse, i bar sono chiusi perché comunque non c'è in giro nessuno. Allora, su questo noi dobbiamo basarci. I giovani in questo momento ci chiedono cosa? Ci chiedono il lavoro, che è fondamentale, e ci chiedono il poter vivere la propria città. Per fare questo noi cerchiamo, e grazie anche alla lista che abbiamo di Primavera Lodigiana, che comunque ha un'età media di 38 anni, per cui ritengo anche abbastanza giovane, cerchiamo di trovare quelle iniziative che possono attirare i giovani e cercare di farli rimanere sul nostro territorio, facendo conoscere Lodi, e da qui cercando anche di interagire con le attività commerciali, in modo tale che si crei un sistema che possa essere finalmente un sistema vivibile della città. Quali sono le eccellenze del territorio lodigiano sulle quali, secondo lei, si dovrebbe puntare? Una volta ce n'erano di più. Una volta avevamo eccellenze economiche che purtroppo, grazie a un sistema anche qui di politica sbagliata, sono andate perse. Ricordiamoci la Polenghi, che è un'eccellenza fondamentale del nostro territorio, che è andata persa. Non dimentichiamoci che abbiamo attività che adesso stanno chiudendo, abbiamo il consorzio agrario che purtroppo ha 168 famiglie, perché i dipendenti, ogni dipendente ha una famiglia, che purtroppo dovranno molto probabilmente rimanere a casa. Abbiamo un sistema agroalimentare che forse deve essere incentivato, perché d'altra parte è il nostro settore forte della pianura padana, e tutte queste cose devono assolutamente avere l'apporto dell'amministrazione. Le eccellenze in questo momento ci sono, io ritengo che ogni figura che investe sul nostro territorio sia un'eccellenza per noi, per cui quello che noi dobbiamo fare è non guardare le eccellenze a grandi livelli, indubbiamente quelle ci sono, vanno sostenute, e qui ritorniamo ancora sull'università e tutta una serie di situazioni, le industrie che ci sono, che vanno comunque agevolate, però l'eccellenza per noi, per quello che riguarda il nostro territorio, la nostra Lodi, è la singola persona che vuole investire su Lodi. Alcuni candidati hanno proposto la riapertura di Piazza della Vittoria alle auto. Lei cosa ne pensa? Allora, noi non pensiamo che Piazza della Vittoria sia l'elemento fondamentale che riduce effettivamente la vivibilità della città. Riteniamo che comunque si debba rendere Lodi, sotto l'aspetto viabilistico, più alla portata di tutti. Cosa intendiamo? Noi intendiamo, e l'abbiamo proposto nel nostro programma, che Lodi non aumenti la zona traffico limitato. La
zona a traffico limitato è la zona più pericolosa per un pedone, per un ciclista e per un automobilista, perché è una commistione di tutta una serie di esigenze e di priorità che non stanno bene insieme. Allora, noi prevediamo che il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica alcune vie di Lodi siano chiuse come isola pedonale, il che è ben diverso da una zona a traffico limitato. Isola pedonale significa che tutte le attività commerciali possono svolgere la loro attività sulla strada, in mezzo alla gente, la gente possa camminare, non avere il problema della macchina che arriva dietro e che può prendere sotto il bambino che sta camminando. E noi abbiamo identificato Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, Corso Roma e chiaramente la piazza come isole pedonali nel fine settimana e il martedì e giovedì, che è in concomitanza col mercato e che indubbiamente attira molta gente e che anche qui crea ancora maggiori problemi. Oltre al fatto che abbiamo definito che è una volta per tutte c'è da modificare il traffico, il servizio urbano di trasporto pubblico, perché non è possibile che degli autobus, quelli che noi chiamiamo le corrierine gialle, siano corriere enormi che passano per un centro storico di Lodi che è talmente piccolo che non riesce a sopportare questi elementi così grossi, per cui riteniamo con navette più piccole il trasporto urbano e soprattutto con navette elettriche. Non è possibile che ogni volta che un autobus passa bisogna trattenere il respiro per l'inquinamento e il PM10 che ci butta non solo nell'aria ma anche nel nostro naso, nei nostri polmoni. Esattamente. Invece, che manovre ha in progetto la sua amministrazione per valorizzare le aree verdi di Lodi? Siamo comunque in tema. Sì, siamo in tema nel senso che le aree verdi a Lodi, allora, l'amministrazione precedente ha pensato di fare i giardini, ha rifatto dei giardini sopra dei giardini. Qui si aprirebbe un capitolo che io ho sempre sostenuto, che oltre a fare i giardini sopra i giardini, sotto andavano fatti i parcheggi, anche perché meno macchine sono in superficie e più la gente sta meglio. Per cui, prescindere da questo, ci sono molte aree verdi di cui hanno bisogno. Abbiamo l'isola Carolina, che sono anni che continuano a dire che verrà sistemata. Ultimamente il candidato Ugetti ha detto sicuramente col mandato prossimo la sistemeremo. C'è da chiedere al candidato Ugetti, che prima era in amministrazione, come mai non è stato fatto prima. Non c'erano forse le finanze, benissimo, ma non mi sembra che il comune di Lodi abbia vinto il Superenalotto per adesso avere le finanze per poterlo fare. Per cui diciamo che la volontà, a volte la volontà può superare anche le restrizioni economiche. Speriamo che l'isola Carolina venga realizzata. Noi abbiamo anche un altro grosso problema, abbiamo uno sfregio che è quello delle ex aree ABB, che indubbiamente sono private perché sono della Banca Popolare di Lodi, però il comune, che è in contenzioso con la banca, non ha ancora risolto il problema di quelle aree che vuol dire area dismessa, riuso ed inizia, ma anche zone verdi. Lì siamo in una situazione veramente drammatica, perché c'è un'area che è da anni in quella situazione, non si è mai posto il problema di fare un qualcosa. Abbiamo un sottopasso di Vianino d'Alloro che collega la città da una parte all'altra della ferrovia, che penso che, io non voglio offendere nessun paese, però penso che neanche nei paesi del terzo mondo esista più un sottopassaggio del genere. Quando piove c'è dentro l'acqua, puzza, la gente va sia in bicicletta che a piedi, cioè è un disastro. Per cui tutti questi elementi sono fondamentali. E un'altra cosa importante, sempre delle zone verdi, abbiamo un lungo Adda. Un lungo Adda noi consideriamo, e molti considerano il fiume come un fastidio, quando il fiume per Lodi deve essere una risorsa. È vero, bisogna investire, indubbiamente bisogna investire per fare un qualcosa di piacevole e essere utilizzato, però va fatto. Lodi è anche una città fluviale, una città che vive sul fiume e, ripeto, il fiume non deve essere un fastidio ma una risorsa. Apriamo anche la questione del Bel Giardino. Bel Giardino, che è anche lei un polmone verde, uno spazio verde dove la gente dovrebbe andare tranquillamente a vivere la propria estate, i propri momenti di tranquillità, invece è nelle condizioni in cui è attualmente. Per cui anche gli investimenti sul Bel Giardino, investimenti sull'ex Colonna e Caccialanza, sono tutte aree che possono essere integrate come area verde, perché comunque vivono all'interno di polmoni verdi che sono importanti e fondamentali anche per il tempo libero dei cittadini. Per concludere, un saluto ai nostri lettori. Ma io un saluto lo do più che volentieri dicendo il 26-27 andiamo a votare. Noi abbiamo un programma ben preciso, un programma puntuale e un programma serio. Siamo svincolati dai partiti, non dobbiamo dare nessun merito e nessun demerito alle forze politiche, perché noi siamo assolutamente indipendenti. Lo vogliamo essere, abbiamo scelto di fare questo perché noi vogliamo solo e esclusivamente guardare al valore e alla necessità dei cittadini a prescindere dai giochi politici.
Ringraziamo Sergio Tadi, questo era il Bradipo, il giornale del Gandini del Verdi. Grazie, buonasera.